sto guardando il nostro primo video, Donny, mi sei venuto in mente. Come ti va? Come ti parlano i miei libri? Ti piacciono? Ti piace come scrivo? Concetto e morte è un po' un libro strano perché è ripreso, diciamo, è ispirato a Urlo di Ginsberg, che praticamente aveva anche preso spunto dal Corano, credo. Cioè, è scritto in modo simile al Corano alla fine. Però, come tu ben sai, qualunque libro non sia il Corano per i musulmani è merda e sono da ammazzare tutti quanti quelli che non sono circoncisi musulmani. Quindi, anche Allen Ginsberg aveva sbagliato. Però, diciamo che è un grande libro, a me piace tanto, l'ho letto ad alta voce come lo leggeva lui e mi sono ispirato a lui per scrivere Concetto e morte, anche se tratta di tutt'altro. Luca, non ho ancora letto perché sono ieri, sono occupato, sto facendo un sacco di cose. Non ho avuto tempo, sì, ogni tanto col cellulare posto qualcosa sul mio gruppo, ma non ho avuto di leggere. Devo ancora aprire l'app qui, non lo so come si fa. Lo faccio fare a mia figlia. Non ti preoccupare, tanto io che leggo non leggo quello che tu hai scritto. Tu andrai avanti, sei giovane e forte, non ti preoccupare. Ok, Donato, però mi faceva comunque piacere se lo leggevi, almeno Vino Rosso, che sono 9-7 pagine, quello che è. E mi dici cosa ne pensi di come scrivo, anche dal punto di vista che io ti ho letto la tua roba, se ti ricordi. Quella roba là un po' ironica sulla tua gioventù, eccetera, eccetera. Io l'ho letta quasi tutta, ho detto magari anche Donato si fa una lettura delle mie. Comunque grazie per i 10 euro, non importa se non hai tempo, quando avrai tempo leggerai e tante roba. Ciao Donny, magari se vuoi parlare un po' mandami pure dei messaggi e ti rispondo. No, ma ho detto non li leggo, li devo leggere, ma guarda, tu non puoi capire. Sto facendo i miei, come si chiama, ogni tanto metto qualcosa su cosa, col cellulare. Non ho proprio tempo, leggo poco, è un periodo che leggo poco, vedi, si vede che poi sono un tipo che non ha, ho studiato poco, meglio, ho studiato, però adesso non leggo, non leggo. Quello che poi appena che mia figlia mi apre questa app, perché ho tentato di aprire, non sono riuscito. Penso c'è un mio amico che mi esalta all'ennesima potenza su Messenger, senti come si chiama, di Facebook. Gli ho detto, ma entra in WhatsApp. Oh, un ragazzo, diciamo, lui dice di essere laureato, ma credo che lo sia. Un ragazzo laureato, molto intelligente, molto preparato. Oh, non riesce a entrare su WhatsApp, non capisce nulla di WhatsApp. E dire, a volte sono degli strumenti così elementari che ci giungono a volte di questo voglio dire, una sorta di strumenti esoterici, non sappiamo nemmeno utilizzarli. A parte il fatto che io non sono nemmeno, non ho l'inclinazione al nuovo, purtroppo sono un grandissimo conservatore, devo ammettere. Però è normale che se mi arriva qualcosa di nuovo, nel senso di nuovo che arriva il nuovo, o meglio, qualcosa di nuovo che è il nuovo. Che d'altro canto si può in qualche modo eguagliare a quello che è già passato, perché per me il meglio è passato, sta niente da fare, il meglio è passato. Oggi è tutto c'è un tritacarne, tutte quelle parole, la gente parla, ma è un tritacarne, i film, un tritacarne, i libri, un tritacarne. Ormai il meglio è passato, non sta niente da fare. Per quanto riguarda la tecnologia, no, perché la tecnologia è un'altra storia. La tecnologia c'è chi apporta una modifica, può riperdire le Ferrari, no? Come si chiama? Il famoso Ferrari, quello che è morto, l'ideatore della Ferrari. Cioè, ma la Ferrari di Ferrari, di quando è morto, non è quella di adesso. Quelle sono molto più forti, sono sofisticate. Quindi la tecnologia va sempre avanti, e questa è una cosa buona. Tecnologia non è legata all'automatismo, alla robotizzazione, quello che ruba il lavoro ai giovani d'oggi. L'auto, cioè, io sono contro ogni forma di robotizzazione quando la stessa ha fini deleteri sull'occupazione. Io sono a favore della robotizzazione se fa qualcosa che in qualche modo diminuisce un po' come si chiama, le fatiche umili, i grandi lavori, cioè che ti spezzano le ossa. Ma e poi sono a favore della robotizzazione, quella che
che va a realizzarsi nel settore anche della medicina, no? Si parla anche della medicina, micromedicina, quella al laser, quella che addirittura ti opera, ti fa un trapianto di pancreas da qui a Hollywood, non so, a Hollywood, che sto dicendo, in America. Ma guarda, a me fanno terrore queste macchine autopilotate, per dire. Queste macchine autopilotate che guidano da sole mi fanno il terrore. Spero che fallirà sto progetto e non andrà mai avanti. Poi comunque mi fa orrore anche il CERN, tutti questi esperimenti sull'antimateria, stanno veramente distruggendo il mondo. L'ho detto anche in un mio video che si chiama Frattura della Realtà, l'ho detto sul mio blog, che poi ti linko anche il blog se vuoi che ti leggi quello, se non hai tempo per leggere i libri. Cioè, mi fanno errore tutte queste cose. La robotizzazione ha un senso se è veicolata dallo spirito, dall'anima, dall'uomo, dalla natura, se no... Comunque ti volevo dire, Donato, se hanno ragione i testimoni di Geova che Gesù l'hanno impalato, è impossibile che sia risorto, secondo me. Se invece l'hanno crocifisso, invece è possibile che è risorto. Però allora il cattolicesimo dice anche che Gesù poi è volato in cielo, è andato in cielo, che l'ha visto qualche apostolo, adesso non mi ricordo chi. E quindi, come dico io alla fine, che c'è l'anima, va in cielo o magari sottoterra all'inferno, va a sapere il cosmo cosa decide per ognuno di noi. Ma comunque ci sono le anime, gli spiriti, gli spettri, quello che è. E resistiamo dopo la morte in eterno, perché il tempo va da meno infinito a più infinito, come è scritto al CERN, gli 93.000. Allora, non confondere mai, la Chiesa Cattolica non rappresenta Cristo, dice di rappresentare Cristo, ma la Chiesa Cattolica, la Bibbia la descrive come la Babilonia la grande, come un'associazione, non voglio dire parole pesanti, la Chiesa Cattolica è un partito che ha voluto espandersi in nome di Cristo. Con la stessa modalità, se bisogna fare una somiglianza o similitudine, come i comunisti diciamo, divennero famosi, si espansero nel mondo, come anche quelli cinesi, in nome dell'egualitarismo, in nome della povertà, dell'aggregazione, della fratellanza, in nome di queste parole. La stessa cosa lo fece il comunismo, che poi ha fatto, sappiamo bene, no? Più di 200 milioni di morti, come anche l'Islam, in nome di Allah, hanno fatto quasi 300 milioni di morti. Non c'entra, se tu, quando si parla di Cristo, non lo devi mai associare alla Chiesa. La Chiesa si serve di Cristo per fare proseliti. Non c'entra niente Cristo con la Chiesa. Cristo, la vita di Cristo terrena durò 33 anni. Lo mandò Yahweh, che è il Dio della Bibbia, che scrive tutte le chiese, è scritto in parecchie chiese nel mondo, incise, perché il Dio deve avere un nome. Non si può dire che Dio sia il nome di Dio, è impossibile, perché se vai sulla Treccani ti dice che Dio è un titolo. È un titolo che si dà a degli esseri superiori, spirituali, particolarmente spirituali. Anche l'antica Grecia ne ha fatto uno scempio degli dèi. Erano difatti plurale di Dio e dei, c'era il Dio del fuoco, il Dio della guerra, il Dio della bellezza, il Dio dei temporali, il Dio di tutto. Ecco. Quindi Yahweh, sapendo che l'uomo sarebbe inventato un sacco di dei, ha voluto specificare che soltanto chi fa il mio nome sarà salvato. Il nome di Dio è Yahweh, ci sarà andata. Non è certamente Allah, Allah è un'altra cosa, non voglio nemmeno trattare che mi vengono i brividi, mi si gela il corpo. La Chiesa quindi non rappresenta niente. Quindi Dio fu impalato, Gesù fu impalato perché fu impalato? Perché lui venne a salvare l'umanità, da che cosa? Ecco, i cattolici pochi lo sanno, perché la Chiesa non ha mai detto ai cattolici: prendete la Bibbia e studiate la Bibbia. Ma invece la teologia è meglio che non la prendono, altrimenti vengono meno i nostri interessi. Difatti tu prova a chiedere anche a tua mamma, a tuo nonno se ce l'hai ancora. Nonno, ma mai un prete ha mai detto di prendere la Bibbia e leggerla? No, non te l'hanno mai detto. Quindi
Quindi cosa, i testimoni di Geova? Sì, i testimoni di Geova è una congregazione cristiana che non ha mai commesso reati. Io ti sfido a mettermi qua sul tavolo, qui su WhatsApp, se c'è stato mai un testimone di Geova che ha ammazzato, ha rubato, ha ucciso, se me lo dici, se me lo puoi mettere. Trovo gli evangelici che sono stati assassini, che hanno ucciso, i cattolici che hanno ucciso, non parliamo dell'Islam, quello è Satana, lasciamo stare, quella è una cosa da far paura. Però tutti gli ordini religiosi che fanno capo a Cristo, molti di questi hanno ucciso. Ma i testimoni di Geova a me non risulta, non vi è segnale che i testimoni di Geova abbiano ucciso. A me una volta ho perso un portafoglio, proprio in una. Io avevo una fidanzata, testimoni di Geova, era la più bella ragazza del paese. E questi, una volta ho perso il portafoglio in una congregazione, in un grande stadio ad Ancona. E questo portafoglio aveva tanti soldi allora, ti sto parlando dell'83, ero un ragazzo, ma mi sembra che portavo in tasca allora, mi sembra 1,5 milioni quel portafoglio. Oh, qualcuno lo trovò perché io mi sedetti a terra sull'erba, il portafoglio si sfilò e qualcuno dopo un po' di tempo, che c'era anche ragazzi, il signor Donato Ricci ha perso il portafoglio, io dissi, vabbè dai, ho capito, ho perso tutto, mi daranno solo il portafoglio, invece c'era tutto dentro. Lasciamo stare questo esempio. Ricordati che esiste soltanto un unico Dio, vero Dio, si chiama Yahweh. La Chiesa non c'entra niente. Vede che la Chiesa si è affiliata all'Islam. Perché la Bibbia parla anche della Chiesa. La chiama, come già ho detto, Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. E la bestia selvaggia sarebbero tutti i partiti. Tutti i partiti del mondo, perché quando l'Islam fra poco incomincerà a aumentare, è normale che se aumenta deve uccidere i cristiani, gli infedeli. Quando ammazzeranno anche gli infedeli in Europa, ne ammazzeranno ogni giorno, ci sarà un'esplosione a non finire, perché questi quando aumenteranno si sentiranno padroni in casa loro, e noi siamo gli stranieri, noi siamo visti come degli impuri, e tu vedrai queste cose, perché se... grazie a Dio, tra virgolette, sei già abbastanza giovane per vedere queste apocalisse. Poi la bestia selvaggia, che sarebbero i poteri, diciamo, degli stati sovrani, che diranno, ma se questo è il frutto della religione, cosa dobbiamo fare? Allora adesso distruggiamo tutte le religioni e ci saranno tutti gli stati del mondo, quelli non islamici particolarmente, che incominceranno a mettere a bando tutte le religioni, perché ci saranno fiumi e laghi, cioè ci sarà un mare di sangue a non finire, perché questa terra è dominata da Satana. Perché se questa terra non fosse dominata da Satana, allora ti domando come mai questa terra che tutti quanti parlano di pace, invece non c'è pace. Come mai? Come mai la strage più che altro è sempre degli innocenti? Perché è dominata da Satana. L'uomo non può garantire, non abbiamo autonomia noi per condurre, non abbiamo, perché siamo imperfetti. Io mi sveglio a mattina, appena che metti il piede a terra, già ho commesso 4-5 errori, perché siamo imperfetti, vabbè. Non ti voglio annoiare con queste mie cose, che tu lo sai, ma ti sei molto ingessato alle tue cose che io rispetto, però non le posso condividere. Per me c'è soltanto un essere superiore, si chiama Yahweh, è Dio. Poi c'è il figlio Cristo che è venuto a salvare l'umanità tramite il peccato originale, il peccato a me ed Eva lo persero, e l'ha mandato sulla terra nell'anno zero, per salvarci dal peccato, poi gli ebrei l'hanno ucciso, ma questo era scritto, perché Dio soltanto doveva soltanto essere ucciso per riscattare il peccato originale, che Dio ha dato a noi la possibilità di riprenderci la vita eterna, la risurrezione, hai capito? Perché se non esistesse Dio, tu mi devi domandare come mai tutti quelli che muoiono si mettono a piangere, è morto mio figlio, è morto mio papà, perché devono soffrire? Ma se una cosa è così naturale, anche gli altri, è una cosa naturale morire, ma loro se è naturale, perché si devono sganasciare dal dolore, dalle afflizioni, vivono le madri che gli muoiono i figli in giovane età, vivono una vita segregata in casa dal dolore, ma perché? Ma se la morte è naturale, al di là delle modalità con cui tu perdi la vita, perché un uomo non si astira meno da queste cose? Beh, è naturale, basta, continuiamo a vivere. No,
perché la morte non è naturale, la morte è la più grande sconfitta dell'umanità. Potrei andare avanti ancora per 6 anni, ma non credo che tu possa capire, non perché sei negativo, perché hai delle tue convinzioni, ripeto ancora, che io rispetto, però non condivido. Però sei un bravo ragazzo, non riesco mai a girarti cattivo, per l'amor di Dio, sei un bravo ragazzo, intelligente, che hai dei problemi, mi auguro che prima o poi tu da questi problemi ne esca fuori vincente, perché tu devi vincere i tuoi problemi. Allora, Donato, punto primo, Yahweh è il Dio degli ebrei, il Dio dei cristiani, se la vuoi mettere così, si chiama YHWH, quello che è, ma non mi ricordo la vera formula che c'è scritta nella Bibbia, ma comunque Yahweh è il Dio degli ebrei, e lo devi sapere questo, Yahweh è il Dio degli ebrei. Secondo, gli ebrei, i cristiani, i musulmani, alla fine fanno parte tutti di un'unica religione, che i musulmani meno, ma gli ebrei e i cristiani sì, che è la stessa religione, difatti ebreo da Abramo. Ok, Donato, non parliamone più, però ti voglio porre un ultimo quesito. Se il Dio, Yahweh, Satana, Allah e tutti questi qua, ma anche Ade, Giunone, Plutone, Zeus, Bacco, sono spirito, perché noi animali, umani, vegetali, rocce, piante, acqua, terra, fuoco, tutto, non possono avere uno spirito e non possono esistere anche dopo morti? E tu mi devi venire a dire che resurreggiamo, che risurriamo, che torniamo ad essere in carne ed ossa, quando la carne e le ossa fanno solo male, a parte quando scoppio e ti fai una sega. Per Dio, Donato, siamo spirito, ti devo convertire, sono io che converto un testimone di Geova. No, io non sono testimone di Geova, e siccome che io sono sempre onesto con i miei interlocutori, avrei voluto esserlo. Avevo una splendida ragazza di testimone di Geova. Ma il discorso è complesso, ma non perché sei scemo, ma per l'amor di Dio, perché sei orientati in una filosofia che non è in linea con quella che è il cristianesimo. Lo spirito, che lo spirito, come la carne, insomma, noi soffriamo perché siamo imperfetti. Prendiamo le malattie perché siamo imperfetti, sbagliamo perché siamo imperfetti. È normale. Te l'ho detto prima, Cristo è sceso sulla terra, ha mandato Dio per riscattare il peccato originale. Cos'era il peccato originale? Il peccato originale è quando Adamo ed Eva si ascoltarono Satana, il subdolo, Lucifero che si ribellò a Yahweh, e andò ad Adamo ed Eva e disse: se mangiate di quel frutto sarete simili a Dio. Sono cose elementari, poi c'è chi ci vuole credere e chi non ci crede. Figurati, ma la Bibbia sa cosa dice? Che chi entrerà nel nuovo ordine saranno veramente pochi, perché la maggior parte si ribelleranno, si alleeranno con Satana, si alleeranno con Allah, si alleeranno con i falsi dei, corrono dietro il misticismo, dietro tutta una forma di cose che è terrena. Invece bisogna essere molto spirituali. Questa terra è meravigliosa, è meravigliosa. Se io prendessi la mia chitarra che sto guardando adesso e la lanciassi dal quinto piano, o meglio, la facessi a 3 pezzi, lanciassi dal quinto piano, prima che cada a terra, sai quante volte la dovrei buttare a terra con la speranza che si ricompatti la chitarra, l'assemblaggio della chitarra ritorni come prima? Ecco, zero, nel senso che significa, io potrei per l'eternità mandare la chitarra al quinto piano, non arriverebbe mai. Quindi penso un po', la chitarra è infinitamente, tecnicamente inferiore a quello che è la meccanica celeste. La meccanica celeste, per la Luna, il Sole, come sono posizionati i pianeti, che lì c'è la meraviglia di Yahweh, di Dio. E lì è una cosa molto più complessa, arriva quel porco di Darwin, lo chiamo porco perché gli voglio bene, perché purtroppo non credo che sarà risorto perché non ha combinato i cotti di cui, anche se ho saputo che lui alla fine si era pentito di aver purtroppo mandato in malora quello che era un pensiero cristiano, quello che era il creazionismo e non l'evoluzionismo. Tutto si crea. Tu adesso mi dici a me di leggere quello che mi hai scritto, ma quello di leggere, quello che tu mi mandi, c'è stato un progetto, un progettista che l'ha letto. Tu l'hai scritto, quello è un progetto letterario, no?
d'accordo? Non è che mi dice che si è evoluto quello che tu hai scritto. Ogni cosa c'ha un progetto. L'apparecchio adesso qui c'è un progetto. Carico tutto su YouTube. La metto a carico tutto su YouTube. L'apparecchio qua, lo smartphone è un progetticcio. Qui una bottiglia d'acqua minerale c'è progetti. Vai a vedere cos'è, plastica, etilena, cosa che cazzo di plastica è. Però c'è un progetto. Qualsiasi cosa io vedo qua intorno a me, c'ho qui un rasoio, un progetto. C'ho qui un cos'è? Un termometro, un mamma mia. C'è una corda chitarra che è un progetto. Tutto quello che vedo a me c'è un progetto, vedo intorno a me c'è un progettista, nessuno si potrà mai arrogare il diritto di dire no, la fede che tu stai guardando non c'ha un progettista, ma no, perché negli ultimi 24 ore si è evoluta da solo la sede. C'è un progettista, nel momento in cui c'è un progettista c'è una persona che l'ha creata. Quindi se qualcuno ha creato la sedia, ma santo Dio, ma ci può essere qualcuno che ha creato l'universo o no? Gli atei purtroppo non ci credono, ma gli atei chi sono? Gli atei sono delle persone che non ci credono, probabilmente, guarda, ci può essere anche un ateo più buono di un credente, di un falso credente, perché c'è anche la falsa devozione, sai che i cattolici una buona parte sono dediti alla falsa devozione, che peraltro i cattolici bestemmiano anche Dio, pensa un po' tu. Pensa che gli islamici non bestemmiano Dio, e tu lo sai perché non lo bestemmiano, perché hanno un Dio molto pericoloso, nel senso che se t'ammazzano perché critichi Maometto, pensa un po' se vai a bestemmiare Allah, che ti succede? Va bene, ma il vero Dio del cristianesimo è normale che è il cui figlio, che era Cristo, e io mi ricordo ero ragazzino elementare, c'erano i bambini che a scuola bestemmiavano, dicevano porco lio, attenzione, lio, porco lio, ma te ne rendi conto? Noi come cattolici, io non sono un cattolico, sì, mi hanno battezzato i miei genitori in buona fede, ma io non mi sento un cattolico, non che non voglio esserlo, ma non mi sento, io sono un cristiano e basta, un cristiano probabilmente pieno di peccati. Quello che io voglio dirti, non ci sta niente a fa'. Noi siamo tutti fottuti, siamo falliti. L'uomo è fallito. Io ho scritto due rapsodie, io posso scrivere ancora altre 100 rapsodie, ma io alla fine sono sempre un uomo fallito. E anche Berlusconi è un uomo fallito, Prodi, mamma mia Prodi, che schifo, un agglomerato di puzze, è super fallito. Eppure lui dice, sono un uomo di successo. Quindi l'uomo quando dice che è di successo, più di successo è più fallito. Perché noi siamo, che ti voglio dire, nella forma siamo delle persone fallite, perché poi alla fine dobbiamo morire, schiattare, col dolore, con le malattie, dobbiamo lasciare i nostri figli, ma che cacchio di vita è questa? Ma dove ve la siete sognata sta vita? Ma se qualcuno a me, uno dicesse, mettiti in macchina, d'accordo, fate un meraviglioso viaggio da qui a Roma, adesso tu nasci qui, a Varese, nasci, ti metti nella tua auto, ti do guarda una bella Ferrari, te ne vai a Varese, te ne vai a Roma, però ricordati, sarà un meraviglioso viaggio, probabilmente con qualche ritorsione, con qualche sofferenza, però tu arriverai a Roma, e poi lì a Roma dovrai morire. E io dico, no, ma cosa stai dicendo? Ma io preferisco nemmeno, non preferisco non partire, preferisco... Che poi significa io preferirei non nascere. Se io ma ti rendi conto? Io sono venuto al mondo per morire. Ma se sono venuto al mondo per morire, che cazzo? Non voglio dire parole perché parlo di Dio. Se sono al mondo per morire, mi vuoi spiegare quale utilità sia stata la mia esistenza se poi devo morire? Che per andare in una park mi sono divertito? Non voglio fare il volgare perché questa è la tematica che si parla di Dio, non sono volgare. Cosa vogliamo parlare? Di Dio? Dimmi, cosa vogliamo parlare? Ma stiamo scherzando veramente. Quindi nel momento in cui l'uomo, come dici, è destinato a morire oppure andare nell'oltretombe, andare non so dove lo vuoi mandare, invece molti dicono che quando si muore non c'è più niente. Allora, se quando si muore non c'è più niente, io credo che sia stato un errore il fatto che io sia venuto al mondo, perché non mi interessa.
non mi interessa in un infinitesimo spazio di tempo venire al mondo e poi morire, ma te lo giuro, non mi interessa. Io un minimo di speranza ce l'ho, ah, cioè poi non ho nemmeno il coraggio di suicidarmi, cioè persone ce l'hanno il coraggio, quindi io non ho né il coraggio di suicidarmi, devo soltanto aspettare la morte che mi avvolge, mi deforma, mi fa diventare un ammasso di pus che ormai dedito alle malattie che mi affliggono, poi morire, ma per quale risultato? E le mie rapsodie non me le posso nemmeno più godere, tanto perché le rapsodie potrebbero fare anche delle mie figlie. Siamo un'umanità fottuta fino all'osso, fottuta fino all'osso, per non dire fallita. Fallita. Questo è un mondo pieno di guerre, nessuno alza la mano, io voglio la pace. Vai a dire ai guerrieri dell'ISIS. I guerrieri dell'ISIS dicono, io per Allah Akbar, e Allah Akbar è il Dio della vita, quindi Allah mi ha detto di uccidere. Quindi loro, servendo il loro Dio, è come se stesse facendo. Tu puoi sentirti quello che vuoi, io non ti predicherò mai, però non posso condividere. Tu adesso sto parlando, prendo la bottiglia e bevo, che c'ho sete. Io non condivido quello che dice, assolutamente, però rispetto. Rispetto la tua idea, la tua idea, rispetta la tua idea, però non condivido, assolutamente. Ma sì, cari, ma figura, non ho detto nulla che pregiudichi la mia persona né che abbia infamato qualche altro. Ok Donato, allora carico, senti, ci vorranno un paio d'ore. Comunque ti volevo dire, senza litigare, che io e te siamo grandi amici alla fine, lo sai, abbiamo idee divergenti, ma sotto sotto siamo amiconi. Quello che ti intendevo io è che la vita dopo la morte esiste, ma non sotto forma di carne, bensì sotto forma di spirito. Questo stavo puntando a farti cambiare idea io, hai capito? Cioè, ci liberiamo dei nostri corpi, come ho scritto in un mio libro, e saremo spiriti, anime. Ma tutto, anche i gatti, i cani, i vermi, i batteri, i virus, tutto ha un suo posto nei cosmi, nelle realtà che si intergiungono, che si congiungono, che hanno infinite... Cioè, l'universo è talmente grande che non c'è neanche bisogno del progetto iniziale, perché è nato da meno infinito a più infinito, e l'universo è tutto quello che abbiamo, e ci sono universi paralleli che ci contengono, altri che sono contenuti in questo universo, altri che sono semplicemente paralleli, e perché mai io dovrei nascere un'altra volta o reincarnarmi o risorgere quando posso liberamente morire finalmente un giorno, quando sarò vecchio, che sarò stanco, non ne potrò più della vita, e vivere in eterno sotto forma di anima, essere una divinità praticamente, ognuno di noi è un pezzo di divinità, hai capito? Cioè siamo Dio noi siamo Dio tutti, gli animali, i gatti, le mucche. Basta, vabbè, stai parlando con un uomo che non lo vuoi certamente, non riesci, sono molto fermo alle mie idee. Fai un film con questo, scrivi un bel libro, l'hai scritto già, trovi un bel regista, un regista di fantascienza, e può darsi pure che prenda la sceneggiatura di questa roba e ti fa diventare veramente, ti mette a posto un po' i conti, credo. Perché questa è pura fantascienza, dal mio punto di vista. È bella la fantascienza. Quando ero ragazzo mi piaceva la fantascienza. Io invece sono... Credo che questa terra sia meravigliosa, perfetta, con 1 milione di specie di animali, è tutto perfetto. Non esiste un altro luogo. Gli scienziati per adesso non hanno trovato nessun posto abitabile che sia deputato ai terrestri, o meglio, a noi umani. Non esiste nessun altro posto. Per adesso non hanno trovato niente, non c'è niente. Nemmeno quando si proiettano al di là, dopo Saturno, dopo Giove, non hanno trovato ancora nulla, perché la Bibbia dice che non esiste niente. O meglio, la Bibbia non menziona nulla, dice che questa è la Terra, la chiama il paradiso terrestre, che Satana purtroppo ha corrotto noi uomini e ha reso inferno. Allora Donato, guarda, sbagli, perché ci sono 7-8 pianeti dove la vita può esistere, l'hanno trovati, l'hanno scoperti, non mi ricordo come si chiamano, ma l'hanno scoperti. Cerca pianeti in cui è possibile la vita e vedrai che ci sono. Comunque adesso carico tutto sul tubo, mi faccio un bel video lungo,
Ti ringrazio per la chiacchierata. Se vuoi continuare anche in privato, comunque vediamo anche se caricare poi anche il resto, poi lo carichiamo, vediamo cosa succede. Se vuoi continuare a chiacchierare, chiacchieriamo, però rimaniamo di opinioni differenti, divergenti. Tu credi in qualcosa che sarebbe un'utopia, perché la vita eterna non esiste se non in forma di anima, di spirito. Almeno io penso quello, poi magari c'è il nulla, hanno ragione gli atei e ce la pigliamo nel culo tutte e due. Magari è anche così. Magari siamo qua a parlare di età, di religioni, di filosofia, di tutte queste cose qua, di vita dopo la morte, e poi magari hanno ragione gli atei. E c'è niente dopo la morte. Siamo un errore. Chi lo sa? Chi lo può dire? Non lo sa nessuno. La scienza ha scoperto il bosone di Higgs. A parte quello non ha scoperto niente, l'antimateria. Ma a parte quello non ha scoperto nient'altro.